Messaggio della Madonna ad Edson Glauber, il 2 ottobre 2020. Pace al tuo cuore, figlio mio, tu hai già tutto nella tua vita, l'amore di mio figlio che ti accompagna sempre e la mia benedizione di madre, il mio sguardo materno che sempre ti protegge. Tutte le altre cose non servono a nulla se non stanno al di sotto di questa grazia grandissima che Dio ti ha donato. Prega, prega, prega. E Dio ti darà la forza, la sapienza e il discernimento per saper resistere a questi tempi cattivi che devastano la Santa Chiesa e il mondo intero. La Chiesa del mio Divin Figlio è stata ferita terribilmente dalla divisione e dagli errori. Cammina senza forze, barcollando, cercando di rimanere in piedi. I suoi nemici molto presto vogliono darle il colpo fatale per distruggerla completamente nei suoi fondamenti, portando il maggior numero possibile di anime verso il cammino dell'inferno. Prega, 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 molto perché ogni male sia combattuto e vinto. Un grande scandalo e persecuzione verranno dentro la Chiesa di Dio e molti perderanno la fede. Questo accadrà per gli accordi fatti di nascosto con i nemici della fede. Non ci si accorda con coloro che lottano contro la verità per non essere complici delle loro opere di tenebra, ma si deve combatterli perché ogni errore e male siano allontanati dalla Santa Chiesa e dalle anime tanto care a Dio. Io chiedo a tutti i miei figli che offrono preghiere e riparazioni perché tanti mali siano allontanati quanto prima. In caso contrario, grandi sofferenze giungeranno e molti piangeranno. Benedico te, mio figlio amato, e tutta l'umanità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.